Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 30 dicembre. Quali sono le novità? Intanto è stata sostanzialmente approvata la finanziaria, quella che è stata approvata all'ultimo, arriverà il 31 al Capo dello Stato che si dovrà sbrigare a firmarla, perché se no, se non la firma anche per un giorno, temo che ci sia l'esercizio provvisorio. E oltre alla questione della finanziaria è interessante vedere quali sono state le reazioni dei parlamentari. Diciamo che la sinistra ha manifestato in piazza all'inno di Bella Ciao. Allora, sarà che sto leggendo il libro favoloso su Mussolini, sulla storia di Mussolini, ma l'idea che oggi si debba utilizzare Bella Ciao per quello che viene nella Camera mi sembra una cosa non più che ridicola, farsesca. Diverso l'atteggiamento delle opposizioni, diciamo, di destra, quelli che sono alleati fino a prova contraria di questo centro, di questi giallo-verdi, cioè Forza Italia e i berlusconiani, hanno indossato un gilettino celeste, forse di questo colore qua, e Giorgetti, secondo una ricostruzione fatta oggi da qualche giornale, l'ha accettato di buon grado dicendo: questo è il nostro colore, anche perché su quel gilet c'era scritto riduciamo le tasse, cosa che questo governo di certo non fa. Ce lo spiega Ricolfi oggi sul Messaggero. L'aumento delle tasse, dice, arriva a una tale proporzione rispetto al PIL che dobbiamo ritornare indietro al governo Monti all'austerity per vedere un aumento delle tasse simili. Cosa succede? Invece il Corriere della Sera scopre con Sensini, ma secondo me è una cosa che gli ha fischiato un commercialista che conosce la politica molto corto come Zanetti, montiano ma grande, di grande rigore, diciamo, è uno di quei mondiani che a me stanno simpatici, che la flat tax in realtà contiene in sé un anno bonus. Ve la spiego bene, perché nell'articolo non è molto chiaro. Secondo quello che ho capito io, cosa succede? Se voi nel 2018 avete fatto 60.000 di fatturato, sapete che la flat tax va fino a 65.000 euro, poi dopo vai all'aliquota normale. Se hai fatto 60.000 euro di fatturato nel 2018, cioè nell'anno che si chiude domani, nel 2019, secondo l'articolo, puoi fare anche 4 milioni di euro di fatturato, ma sempre al 15% vieni tassato. Sostanzialmente, cosa succede? Un saluto a Silvana, che addirittura è a Melbourne, io sono lì vicino, si fa per dire, insomma, da quella parte del mondo. Quindi la cosa straordinaria sarebbe che la flat tax la acquisisci come diritto con i dati del 2018. Nel 2019 devi rispettare se non rispetti i dati, cioè i 65.000 euro di fatturato, non paghi per quanto hai sopportato, ma soltanto uscirai dal regime nel 2020. Quindi sarebbe una cosa, insomma, un po' incredibile se così fosse, devo dire la verità. Molto bello oggi l'articolo, ve lo segnalo, di Giorgio Gavelli sul Sole 24 Ore. Perché è molto bello questo articolo? Perché vi spiega un'altra dei cavalli di battaglia di questo governo, e cioè di aver ridotto l'IRES, che sarebbe la tassa, l'IRPEF sulle aziende, di 9 punti percentuali. No, non è passata dal 24 al 15 come loro vi vogliono far credere. Questa è una minchiata, perché loro cosa hanno fatto? Ma lo dicono anche esplicitamente: riducono l'imposta per quelle aziende che investono e assumono, ovviamente in maniera incrementale rispetto all'anno precedente. Ma il problema è: come fai a ridurre l'imposta? Lo riduci su tutto l'utile aziendale, cioè costi, ricavi meno costi, da 100, su tutto e 100 riduci dal 25, dal 24 al 15? No, solo per una parte del reddito, cioè si deve calcolare quale incidenza hanno avuto le nuove assunzioni, i nuovi investimenti, per poter ridurre le imposte su quell'azienda. Un calcolo talmente complesso che scrive, e meglio di lui non l'avrebbe potuto scrivere, Giorgio Gavelli: la complessità riduce lo stimolo ad assumere i comportamenti agevolati. Cioè, proprio è un modo chiarissimo in italiano di spiegare una cosa che Friedman, ma tutti quanti i deregolamentatori dell'epoca di Reagan ci avevano spiegato, che se le cose, sì, plain tennis just here, on the zuppa, e cioè la complessità delle norme rende più difficile la loro, diciamo, il loro utilizzo. Oggi i giornali poi saranno tutti quanti pieni di quello che dirà Mattarella, e poi ci sono le inutili pagelle politici, insomma, quelle ve le risparmiate tutte. Tanto Mattarella lo sentite domani sera, ma che ve ne frega a voi di sapere quelli che sono i quirinalisti che dicono che dirà Mattarella quando poi te lo senti? E te lo senti, inutile che rompi le scatole. La flat tax è assolutamente non conveniente, perché è un imponibile sopra i 3.000. Non so cosa sta dicendo questo signore. L'altra cosa che invece mi ha un po' innervosito è una
fake news che riporta Repubblica, una fake news contro questo governo. Cioè questo governo non bisogna, ovviamente sulle cose che sbaglia, bisogna tenerlo sotto attacco, sotto occhio, sotto vigilanza, ma quando io leggo questo titolo su Repubblica di oggi, chi prende 2.500 euro di pensione ne perde 320 in tre anni, allora io penso che questi pensionati siano distrutti da questa botta, che prendano non so, il 15% di tassa sulle loro pensioni, e poi vedo che forse è all'anno, cioè che i 2.500 euro di pensione sono lordi al mese e i 320 sono all'anno. Ma non è tanto questo il punto, è che l'indicizzazione, cioè l'aumentare le pensioni in funzione dell'andamento dell'inflazione, è dal 2011 che è stato bloccato. Lo ha fatto Monti, che se l'ha inventato con la Fornero, lo ha fatto poi Renzi, lo ha fatto Letta, lo ha fatto Gentiloni, l'hanno fatto tutti. Adesso noi possiamo lamentarci che questo governo ha fatto esattamente quello che hanno fatto tutti gli altri, ma sembra quasi che sia una novità di questo governo di voler far cassa con le pensioni togliendo l'indicizzazione, mantenendo l'indicizzazione, inventandosi uno strumento micidiale. No, hanno semplicemente usato lo stesso bazooka assurdo che hanno usato gli altri, va bene? Bannon fa un'intervista a Corriere della Sera in cui dice, Corriere della Sera l'intervista continuamente, questo Bannon tanto odiato, in cui dice formerò delle scuole sulla, le chiamerò la scuola dei gladiatori, insomma se vi interessa un saluto a Dante che vedo che mi sta guardando. Intervista di Toninelli oggi sulla Stampa, il ministro dei trasporti, durissimo con Autostrade, continua a essere durissimo con Autostrade, dice è indecoroso che loro abbiano fatto un ricorso perché non hanno vinto la ricostruzione del ponte di Genova. La tesi del ministro dei trasporti, che secondo i tanti retroscena viene dato come possibile uscita dal governo per un rimpasto che in realtà poi scopriremo non ci sarà, almeno a sentire il ministro dell'economia Tria, beh Toninelli dice in realtà il ponte si rifarà entro il 2020 e vedete che lo rifaremo, e sui pedaggi autostradali, quelli dovrebbero aumentare nel 2019 in virtù dei contratti firmati dai passati governi del passato, non li facciamo aumentare. Insomma, un'idea un po' bislacca dei contratti, però ci sta, voglio dire, ogni governo prova a trattare come riesce e quanto crede, non che mi sia stupito dei comportamenti, diciamo, retroattivi che hanno avuto per esempio i passati governi rispetto agli scudi fiscali, alle tasse, agli incentivi, al fotovoltaico. Cioè l'Italia è pieno di rottura di contratti, forse questo non è una buona giustificazione per farlo anche oggi, ma è la realtà. Tria oggi, sia Repubblica sia Il Messaggero, in due colloqui intervista ci dice che ha ingoiato il rospo, semmai tre mesi fa, quando dal 2,4 è passato al 2, dal 2 è passato al 2,4 il deficit, ora è ritornato al 2% e quindi lui di dimettersi oggi non ci pensa proprio. Sapelli e Prodi si confrontano in un duello su la Stampa, sul Sole 24 Ore, sui 20 anni dell'euro, e l'unica cosa, se Prodi va a favore dell'euro, Sapelli è contro l'euro, però quando leggo la qualità idiosincratica delle produzioni, allora io dico, caro professore Sapelli, io ti stimo, ti voglio bene, ho letto molti libri meno di te, ma forse quando parli di qualità idiosincratica un pochino di sforzo di farci capire a noi comuni mortali che cosa stai dicendo non sarebbe male. Ma capisco che è una richiesta eccessiva. Il ministro della sicurezza brasiliano, intervistato oggi dal Messaggero, dice che sono in trattativa con legale di Battisti per farlo ritornare in Italia, e quello dice col cavolo che ritorno. L'ultima questione sul Messaggero, che è incredibile, su 7.751 dipendenti dell'AMA, cioè l'azienda che si occupa dei rifiuti di Roma, rifiuti che sono e stanno sommergendo la città ogni giorno, facciamo un indovinello, quanti sono i dipendenti dell'AMA che ogni giorno sono assenti? Toni, Silvia e tutti voi che mi state guardando in questo momento, su 7.700 dipendenti, quanti sono oggi assenti? Non oggi è un giornale particolare, domani il 31, cioè il lunedì prima dell'1, e quanti saranno? Io dico, quanti sono i dipendenti dell'AMA che normalmente sono assenti su 7.751? Ve lo dico io, perché lo dice le statistiche dell'AMIC. 600, Maurizio? Non sono 600. 1.500, dice Pietro Landini. E beh, 3.000 adesso non esageriamo. Vedo che avete un atteggiamento un po'
diciamo, pessimistico, la bellezza di 1200 dipendenti. 7700 sono assunti e pagati da noi, 1200 ogni giorno per malattie, infortuni, 104 parenti che non si sentono bene, 1200 stanno a casa, sono assenti. 15% di assenze è un dato che, pensate un po' alla vostra azienda, al vostro ambiente di lavoro, insomma, voi che lavorate in posti normali, normali, voi pensate veramente che uno su cinque delle persone che sono nel vostro ufficio quel giorno, sempre, tutti i giorni non ci sono? Ma what a disaster, dice Diana. 8.000, Roberto Di Carlo, assenti su 7.700, mi sembrano un po' troppo. Ci sentiamo domani per la zuppa di porro, se vi piace condividete. Ciao!